Vabbè, questa è Jinx. Sì, l'ho Cioè. portato domenica scorsa per la prima volta. Però ti dico la verità, non è la versione che amo. No? Ok, dimmi, allora, come hai realizzato il costume? E soprattutto ti faccio già da ora la domanda da un milione di dollari, quanto costa? Perché vedo un fucile che penso che è bello pesante da acquistare. Sì. Quindi Sì, perciò già ti ho fatto infatti la giusto domanda, dimmi tutto. ieri sera ho giusto tolto il tape alla spalla da domenica scorsa perché avevo un bel livido qua per il peso tutto il giorno in fiera Perché e lì inferno? non si vede, No. avevo anche il fishbone, quindi avevo tutti e due su una spalla. Ah, quindi praticamente a fine fiera eri la gobba di Notre Più o meno, più o Come meno. rovinare il fisico per il cosplay? Ok, come hai realizzato il costume? Allora, il costume qua ci sono molte parti che qua vabbè non si vedono, come dicono anche altri e come dico sempre, nel cosplay che sembra più facile, in realtà ci sono più dettagli di quanto sembri. Perché tu dici "Ma sì, è un top e un pantalone, ma sì, cosa ci vuole?" Però poi inizia a guardare, aspetta, ma il top ha i dettagli, aspetta, le cinghie, ah, aspetta, no, il pantalone lì c'ha una pence girata in quel modo e quindi alla fine diventa un casino. E comunque, beh, il top in base di pelle. Qua ho creato addirittura i cartamodelli per poterli creare, ho proprio creato tutto da zero, anche il pantalone e tutti i guanti. E vabbè, i guanti lì sono diversi uno dall'altro, uno è di pelle, l'altro invece di tela. E in pratica il tessuto non era già rigato, sia dei pantaloni che del guanto, le varie parti con le righe che, vabbè, lì non si vede, era di base tinta unita, io ho fatto quei colori per tessuti le righe a pennello. L'unica cosa che vabbè, mi ha aiutato il mio ragazzo, che in realtà lì il meccanismo girava, del popò girava proprio a mitraglia. Ah, Sì. cioè il sistema di rotazione. Sì, schiacciavi lì che c'è il grilletto, tu lo premevi come lei nella serie e girava. Oh, bellissimo. E poi Ci potevi anche vabbè, lì mi ha dare un detto proprio il video meccanismo. di questa esibizione. C'è su Facebook il video. Allora, siccome c'era un casino di gente, sembro un po' una formichina, perché era un po' preso da lontano. Però se a qualcuno interessa c'è il video su Facebook, sul mio profilo. Approfitta per Che ho caricato appunto che ho vinto la gara domenica scorsa e quindi ho pubblicato il video. dire i tuoi social quali sono. Allora, vabbè, su tutti i social mi chiamo Vikinga98, quindi basta che scrivete quello sia su Facebook che su Instagram e vabbè, ci sono anche su TikTok. Vedo un commento del mio ragazzo. No, l'ho messo in evidenza Niente. perché l'avevo immaginato che era qualcuno che ti conoscevo. Esatto, è lui. Ciao amore. Ok. Domanda da milioni di dollari. Quanto costa? Questo calcolando anche gli accessori, ma 800? Calcolando tutti gli accessori tutto assieme, compreso anche di parrucca, to, mettiamola così, che anche con la parrucca, diciamo che vabbè, già il personaggio in teoria porta un po' sfiga, mettiamola così, già dal nome, per arrivare con la parrucca è stato veramente una roba. E alla fine di tutto ti dicono pure che sei brutto. No, quello no. Ah no? Immaginavo. Uge Jinx, oh.